con Valentina e con Giulia. Ciao. Dall'Italia. Allora, Giulia e Valentina, raccontateci un po' cosa significa per voi ballare. Comincio io. Allora, per me ballare è una gioia, cioè proprio mi trasmette tanti good vibes, anche se non ho mai studiato, però cioè, è proprio una cosa che mi piace tanto, mi mette di buon umore, mi fa stare proprio bene. Io non sono saputo descrivere, perché quando ero piccolina mia mamma, io avevo 5 anni e ballavo sempre davanti alle pubblicità, al che poi mi prese a 5 anni, mi mandò nella scuola di danza sotto casa e dall'inizio a tutto. Non te lo so descrivere, per me è tanto, cioè io mi è capitato di ritornare dopo anni a fare le lezioni di danza moderna, non di salsa perché non ho fatto lezioni diciamo di questo tipo, sono nuova, e mi succede tantissime emozioni, magari mi metto a piangere, magari sono super gioiosa se sto facendo, quindi per me è tanto, è praticamente la mia vita, sono cresciuta con la danza, quindi anche con la mentalità che c'è dentro, quindi... Valentina, hai mai provato, mai ballato danze latine? Durante le serate social, diciamo, cioè, ho imparato principalmente lì, mi sono migliorata durante le serate social, ecco, quindi... Qual è il tuo stile preferito? Oddio, io ballo quello che il ballerino mi fa ballare, forse la baciata più della salsa, però, perché è un po' più lenta, però con la salsa mi diverto da morire, giri, rigiri, sembra di stare sulle giostre, ci si diverte proprio, tutte risate. E cosa sapete della storia della salsa e della baciata? Ognuno, ogni paese sudamericano ha il suo stile fondamentalmente, però quella che secondo me ha fatto più scalpore in tutto il mondo è stata la salsa portoricana, la salsa cubana, che sono quelle che sono studiate un po' in tutto il mondo. E beh, poi di sì. Seguito la baciata. Come avete conosciuto Kela Salseras? Gli eventi che organizzano. Io lo so, ho scoperto adesso che c'è un nome questo. Allora, io semplicemente passando di qua, perché è una zona che frequento molto, in quanto molti dei miei amici vivono qui, e quindi mi sono trovata a passare, naturalmente essendo una patita di musica, cioè, mi piace un sacco, quindi ho detto proviamo, perché sempre per via del Covid c'era inizialmente un po' di paura, però mi sono buttata ed è un appuntamento fisso adesso, cioè. Anche se piove. Anche se piove, però noi sì. Però noi ci siamo. Avete qualche consiglio da dare al pubblico di Kela Salseras? O qualche raccomandazione per chi non... Perché è un ballerino, perché non è un ballerino, perché tanto voi ballare. Venite, vi prendete un drink, sì, qualcuno sì. Vi si metterà a farvi due passetti, ve li insegna e basta. Almeno fino alle due giorni del regolo. Noi saremo qua tipo pinguini. Sì, per socializzare, per stare insieme, per lanciarsi. Una nuova avventura. Prima che venga il maltempo, godiamoci questo Gran Canal Doc e spacchiamo. Bene, grazie mille ragazze. Un saluto dall'Italia. Grazie, ciao.